Siamo seduti su dei veri e propri cimeli storici. Questo tavolino, queste due poltroncine hanno segnato la storia della ristorazione fanese e non solo, possiamo dire anche italiana. Provengono, pensate, dalla mitica Lanterna Azzurra. Questo e altri reperti li potrete ammirare e calarvi in quella che era la realtà dei ruggenti anni 60 in una mostra che si inaugura in via Cavour da oggi, e abbiamo la fortuna di essere insieme al pronipote del patron di questo ristorante così famoso in tutta Italia e anche nel mondo, perché sono passati personaggi anche da oltreoceano alla Lanterna Azzurra, e che ha pensato di regalare un po' a tutti quelli che hanno vissuto quel periodo, perché ancora ce ne sono, e a quelli che non l'hanno potuto conoscere, questo passaggio della storia di Fano. Gianluca. Sì, in pratica ho fortemente voluto fare questo libro. È un libro molto illustrato, che narra la storia non solo del cavaliere Raffaele Vagnini, ma uno spezzato della storia di Fano. Lui racconta la storia di certi personaggi famosi che sono passati, la storia delle cose un po' particolari che sono successe, no? C'è un po' di tutto. Abbiamo fatto un'opera veramente faraonica, perché ci abbiamo messo più di 2 anni. Ecco, qui ci sono tutta una serie di reperti che sono di tua proprietà, li hai portati, hai scasato sì, mezza casa, sì. Li hai portati qui, quadri, tavolini, c'è un autografo originale di Manuel Fangio, ma poi Carnera, tutti i cantanti di quegli anni sono passati da Fano, e abbiamo veramente dei pezzi, delle chicche. Abbiamo addirittura il taccuino dove si prendevano le ordinazioni, abbiamo i posacenere e anche i famosissimi registri. Perché sono così cari questi registri? Lui amava far firmare o scrivere una dedica su questi registri, amava farlo a tutti i personaggi famosi e non. Abbiamo trovato firme di Almirante, di Giulietta Masina, di Mina Milva, Celentano, insomma è un'enciclopedia delle firme di personaggi famosi di quel tempo. Ecco, diciamo anche fino a quando sarà possibile vedere tutto questo mondo. La mostra sarà aperta da oggi, da questa sera alle 18, fino a domenica 2 giugno. Spero che i fanesi, almeno quelli che si ricordano queste cose, vengano a trovarmi e che apprezzino quello che ho fatto. Sicuramente, tanto per darvi uno spunto, a parte le insegne originali del locale, una è del mitico Carboni, che l'ha voluta portare qui e che insomma ha lasciato il segno anche lui. Pensate, in una pagina del registro c'è nello stesso foglio Gino Paoli, Rita Pavone e Adriano Celentano, tutti insieme nello stesso tavolo. Pensate un po', venite, non mancate di vedere questo pezzo di storia di Fano.